Di comunicare subito un accordo commerciale che per l'anno sportivo 2018-2019 la società Ponticino Reunion e l'azienda Acqua Viva di Dovrato, in particolare qui col signor Fabio Porta, oltre ad essere entrata nella nostra società come sponsor, ci ha donato un impianto per la microfiltrazione e trattamento dell'acqua di rete installato nel nostro impianto sportivo in questi giorni. Con l'installazione di questo impianto verrà fornita agli atleti l'acqua proveniente direttamente dalla rete idrica comunale, garantendo igienità sanitaria ma anche la qualità organolettica, che come obiettivo ha di ridurre per i nostri atleti il consumo di bottiglie di plastica, contenendo i rifiuti plastici. Sotto il profilo educativo, con questa iniziativa mi auspico una maggiore sensibilità dei ragazzi a bere acqua di rete controllata e microfiltrata, salvaguardando i profili ambientali e mostrando la giusta attenzione al bene acqua. Il nostro sponsor Acqua Viva consegnerà a tutti i 270 tesserati una bellissima borraccia che è qui alla mia sinistra, senza bisfenolo A, che tutti potranno utilizzare e usufruire dell'erogatore in qualvolta ce ne danno i nostri impianti sportivi. La borraccia, come d'accordo, sarà consegnata a titolo completamente gratuito, previo appuntamento presso il vostro domicilio di tutti i nostri tesserati. E vorrei, se vuol dire due o tre parole. Bene, allora tanto ringrazio il Presidente e tutti i dirigenti del Botticino, quindi mi ripresento Fabio Porta, sono amministratore delegato di Acqua Viva Water Technology, che siamo un'azienda di Brescia che è partita tantissimi anni fa proprio da Brescia, e quest'anno in occasione del nostro 25esimo anniversario abbiamo ideato due progetti che portano il nome di Bevete l'acqua del comune, quindi uno è presente in 2000 scuole pubbliche e private, l'altro che è partito nel 2015 patrocinato dalla Lega Nazionale Dilettanti e portava il nome di Nutrizione e Salute. Diciamo che questi due progetti hanno due obiettivi. Il primo ovviamente pubblicitario, è un po' anche il motivo come sponsor del Botticino della presenza qua di Acqua Viva, quindi preferiamo donare i nostri pianti a tutte le associazioni sportive che aderiscono ai nostri progetti invece di dar soldi alla Mediaset, Rai, testate giornalistiche, quindi diamo la possibilità ai giovani atleti di bere direttamente dai punti acqua. Ma secondo c'è un obiettivo proprio culturale, vogliamo insegnare alle nuove generazioni, così come concordato col Presidente, che è molto meglio bere l'acqua del comune, ovviamente microfiltrata con tutte le certificazioni a norma di legge, che quella nelle bottiglie di plastica. E quindi questo ci vedrà un po' protagonisti col Botticino, questo è uno dei primi progetti che nell'anno 2018-2019 ci vedranno proprio partner ufficiali del Botticino. Colgo l'occasione per ringraziare il signore Fabio Porta per questa, che ci ha dato questa opportunità.